stampa. Politicamente era dato per morto fino alla vigilia. Nel suo partito già fervevano i preparativi di un congresso per farlo fuori e semmai dargli un posto di consolazione al governo. E invece, dalle urne del 20-21 settembre, Zingaretti è uscito a sorpresa vincitore. La sua contestata decisione di aderire al fronte del sì al referendum lo ha collocato sul podio vicino a Di Maio, il trionfatore del referendum costituzionale che ha confermato la riduzione a 600 di deputati e senatori. E poi ha salvato la Toscana dall'attacco di Salvini e della sua giovane candidata Ceccardi e la Puglia dal duo Meloni-Fitto. E si è dovuto cedere nelle Marche, ha comunque ribaltato le previsioni che lo vedevano sconfitto 4-2 o addirittura 5-1 nelle regioni, con un onorevole pareggio 3-3. Una parte del merito va ovviamente ai governatori eletti. Il Grigio Giani, così era considerato, che ha messo in moto una macchina da guerra nel più tradizionale mondo della sinistra, sindacati, case del popolo, associazioni collaterali, che la politica moderna fatta di social e tweet non tiene più in considerazione. Quanto a De Luca ed Emiliano, che hanno sbaragliato gli avversari in Campania e Puglia, si sono mossi ciascuno con il proprio stile. Il governatore campano con il senso dello spettacolo che ne ha fatto un personaggio mediatico nazionale e quello pugliese attirando una serie di alleanze oltre i confini del centrodestra che hanno fatto di lui un uomo impossibile da battere. Al fianco dei tre, appunto, Zingaretti si è speso senza limiti, giocando la partita della sua vita e alla fine ritrovandosi premiato. Non è andata altrettanto bene a Renzi, che brinda al successo di Giani, scelto da lui, ma meno per il suo partito, quasi ovunque sotto il 5%, e per la modesta affermazione di Scalfarotto in Puglia, messo in pista per dimostrare che senza Italia Viva non si vince. La strada della riscossa dell'ex premier è ancora lunga, ma in politica si sa, chi ha più filo, tesse.